donne in Sardegna hanno fatto le leggi, hanno fatto la letteratura e hanno fatto anche l'arte contemporanea. Noi abbiamo un'arte fluida, abbiamo un'arte che cresce come un lievito dentro la pasta. Per quale motivo non dovremmo osare, non dovremmo rompere i limiti? L'artigianato made in Italy è una cosa che secondo me ancora può avere un futuro importante. Un nuovo esclusivo, un nuovo lusso è questo. Le cose fatte bene, fatte a mano, fatte per te. Devi imparare a tessere nell'anima.